26 misure cautelari, oltre 20 kg di sostanze stupefacenti sequestrati tra hashish, marijuana, cocaina ed eroina, una pistola con matricola brasa e denaro provento dell'attività di spaccio. È l'epilogo dell'operazione antidroga denominata Dune Selvagge. Condotto dai carabinieri della compagnia di Pomezia, l'intervento ha consentito di smantellare un'attività di spaccio di stupefacenti che interessava il litorale sud di Roma. Uno dei principali luoghi di spaccio dei gruppi criminali erano le dune di Capocotta. A parlarcene il capitano Marco Spaziani, comandante della compagnia dei carabinieri di Pomezia. Sostanzialmente un soggetto prendeva contatti con l'acquirente, pattuiva la cifra della sostanza stupefacente, la tipologia di sostanza stupefacente, a sua volta avvisava, anche mediante l'utilizzo di telefoni cellulari, un proprio sodale che approvvigionava in quel momento la sostanza stupefacente già divisa in dosi a richiedente, all'acquirente, e così facendo per il corso della giornata. Ovviamente la sostanza stupefacente detenuta dal secondo soggetto non poteva mai essere in una quantità tale da poter essere poi fermato e essere addebitata una quantità idonea a stabilire lo spaccio, e quindi avevano quantità minime affinché, qualora fermati, potesse essere contestato loro l'articolo 85, la sanzione amministrativa, e quindi di volta in volta durante la giornata veniva rifornito da altri soggetti che stanziavano nella macchia mediterranea retrostante, ovvero quella di Campo Ascolano. L'operazione odierna, che ha visto impegnati circa 150 carabinieri, ha portato all'arresto in flagranza di reato altre 6 persone. È questo l'esito di una complessa e prolungata attività di indagine che ha avuto origine nel dicembre 2010 in seguito all'arresto di 2 giovani pusher a Tor Vaianica e che ha permesso ai militari di ricostruire collegamenti tra diversi gruppi di spacciatori interconnessi tra loro ed operanti tra Roma e il litorale.